in collaborazione con Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena, Trento, Monte Bondone e Valle dei Laghi. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al consueto appuntamento settimanale con Sportador.tv, la multipiattaforma TV e web tutta dedicata allo sport e al turismo, puntata questa tutta dedicata alla neve, alla montagna e agli sport invernali. Siamo nella bellissima Trento per parlare di questo bellissimo territorio, partendo da Trento, che è una delle città più vivibili, più belle d'Italia, capoluogo della provincia autonoma di Trento, e poi andremo al Bondone e la Valle dei Laghi, che sono altri due territori importanti di questa appunto città che è Trento. Siamo con Elda Veronese, che è la direttrice dell'azienda per il turismo di Trento, Monte Bondone, Valle dei Laghi. Si è chiuso un 2020 difficile, ora inizia l'inverno, riaprono gli impianti, ma la voglia di montagna, di natura e di vivere bene c'è ed è molto forte. La pandemia ha creato non poche difficoltà, sia per quanto riguarda l'aspetto sanitario prima di tutto, ma anche sull'economia, ed in particolare è stata molto colpita l'economia turistica. Il nostro compito come azienda per il turismo è quello di dare un sostegno agli operatori. Ci siamo chiesti cosa potevamo fare e ci siamo impegnati in questo spazio limitatissimo di movimento che c'è in questo periodo ad organizzare delle iniziative, delle attività per valorizzare la città di Trento, il Monte Bondone e la Valle dei Laghi. Naturalmente, come vedi, siamo in una delle piazze più belle d'Italia, la Piazza Duomo, ai piedi della Fontana del Nettuno, realizzata nel 1768 dall'architetto Giongo e recentemente restaurata. Gli interventi di restauro si sono conclusi nel dicembre 2020 a cura del Comune di Trento, e quindi questo ha ridato alla fontana tutta la sua bellezza originaria. Da qui si può raggiungere facilmente il Monte Bondone e la Valle dei Laghi. È un territorio molto ampio, con un'offerta anche che dà a tutti coloro che scelgono questo ambito una possibilità di vivere un'esperienza. Trento è città del consiglio, Trento è città da vivere, Trento è città sostenibile, e per questo noi organizziamo sempre delle visite guidate con l'Associazione Guide Turistiche del Trentino, proprio per scoprire Trento, per scoprire tutti i segreti di questa città. Ma in questo momento abbiamo pensato che era opportuno anche organizzare dei trekking urbani, dei trekking naturalistici, per scoprire i dintorni di Trento, gli angoli più suggestivi che troviamo nei dintorni di questa città, dei trekking naturalistici anche nella Valle dei Laghi, perché la Valle dei Laghi è comunque bella tutto l'anno, e tutto l'anno possiamo avere delle passeggiate con gli accompagnatori del territorio. E salendo poi sul Monte Bondone, la neve che è arrivata quest'anno è tantissima, e la montagna è magnifica, è vicino alla città di Trento e quindi facilmente raggiungibile, e abbiamo pensato di organizzare un programma di ciaspolate diurne, notturne al chiaro di luna, passeggiate in mezzo alla natura, ma anche dei corsi per quanto riguarda lo sci di fondo e lo sci alpinismo. Lo sci di fondo è possibile anche in questo periodo, per cui la Piana delle Viote offre 35 km di piste, quest'anno perfettamente innevate, perfettamente battute, pronte per la disciplina dello sci nordico, e lo vedrete poi con la scuola di sci, un percorso bellissimo e un'opportunità per vivere la natura e per emozionarsi ai piedi delle Dolomiti di Brenta. Grazie Elda, bellissima la presentazione della nostra Elda, d'altronde è la responsabile di questo territorio dal punto di vista turistico, è una delle più grandi interpreti del turismo trentino-italiano. Seguiamo il suo consiglio, ritorneremo da lei a fine puntata. Prima di andare al Bondone e alla Valle dei Laghi per scoprire le novità di questo inverno 2021, scopriamo le bellezze di Trento.
Nel cuore di Trento incontriamo Antonina Filosa, che è la presidente delle guide e accompagnatori turistici del Trentino. La direttrice Elda Veronese ha presentato quello che offrono le varie APT del territorio per appunto la parte turistica, un settore che sta vivendo un momento difficile, ma voi siete presenti, attivi e avete già preparato delle cose interessanti per i turisti che verranno nel 2021. Sì, certamente, noi stiamo lavorando alacremente pur senza avere finora dei grossi risultati, ovviamente a causa di questo anno appena passato, di questa pandemia che purtroppo ha ridotto tutto il settore della cultura e noi in primis in ginocchio, diremo così. Ma noi cerchiamo di creare eventi anche per vivacizzare la città, rivolti sia ai turisti sperando che ritornino, ma rivolti anche ai nostri concittadini per conoscere sempre meglio il luogo dove si vive. La città di Trento è una città d'arte. Noi rivolgiamo ai turisti e anche ai trentini volendo tutti i sabati dell'anno, ormai da moltissimi anni, ancora dall'inizio degli anni 90, organizziamo appunto con APT di Trento le visite per gli individuali, appunto il sabato al mattino si è sempre visitato il Castello del Buon Consiglio, che è il monumento più importante della città, mentre il pomeriggio l'abbiamo dedicato alle vie del centro, alle facciate affrescate che ci parlano di una città del Cinquecento, un percorso trionfale tra castello, sede e un tempo appunto residenza del principe vescovo di Trento, e la cattedrale che era il polo religioso. Ecco, tutto questo percorso con queste facciate affrescate è oggetto della visita del sabato pomeriggio, così come anche andiamo in Palazzo Roccabruna molto spesso non solo per fare la degustazione del prodotto tipico trentino, che anche è un fiore all'occhiello della nostra provincia, ma anche per scoprire un palazzo del Concilio, cioè il palazzo dove abitava il Conte de Luna e che era stato eretto per volere appunto del Roccabruna alla metà del Cinquecento. Tanti palazzi qui a Trento ci parlano del Concilio, non soltanto il nostro Duomo, che potete vedere qui alle mie spalle, dove si sono svolte tutte le votazioni del Concilio di Trento, ma anche la Chiesa di Santa Maria Maggiore, dove nell'ultimo periodo ci sono state delle sessioni dove si sono stilati i decreti del Concilio. Storia e cultura sicuramente non mancano in questa bellissima città. DOS Trento è un'altra iniziativa che permette di scoprire le altre bellezze di Trento. Esattamente, il DOS Trento è non soltanto un luogo della memoria, certamente, perché anche lì abbiamo il mausoleo di Cesare Battisti, ma abbiamo anche per esempio il perimetro della chiesa paleocristiana dedicata ai santi Cosma e Damiano, abbiamo quindi delle memorie storiche, ma abbiamo anche un territorio, un luogo dove la natura si esprime in un modo particolare, perché grazie a delle condizioni climatiche particolari abbiamo anche una vegetazione particolare sul Delta del Trento. E poi un trekking urbano fattibile un po' da tutti che ci permette di immergerci nella natura. Poi abbiamo altre possibilità di scoprire il territorio, anche un po' la storia, ma anche il progresso che c'è nella città. Pensiamo ad esempio alla linea del tempo, quella che parte e che porta in linea retta dai tre portoni per andare verso il Palazzo delle Albere con la Trento del XXI secolo. Grazie Presidente, seguiamo il suo consiglio. Dopo aver scoperto le bellezze di Trento, saliamo sul Monte Bondoni. In soli 15 minuti siamo ai 2000 metri di questa bellissima montagna. Siamo nella famosa Piana delle Viote, un vero paradiso outdoor. Guardate quanta gente si sta divertendo, metri e metri di neve. Qui ci sono pensate ben 35 chilometri di piste di sci di fondo e qui è in calendario una delle più grandi competizioni di sci di fondo della stagione invernale, il 27 e il 28 di febbraio, la famosa Viote Ski Marathon che vi presentiamo in questo servizio. Thank you.
Nel cuore del Trentino, a pochi chilometri dalla città di Trento, la bellissima Conca delle Viote sul Monte Bondone ospiterà dal 27 al 28 febbraio 2021 la 7ª edizione della Viote Monte Bondone Nordic Ski Marathon. Importante appuntamento di sci nordico nel panorama nazionale ed internazionale. L'evento, organizzato da Trento Eventi Sport e dall'APT Trento Monte Bondone Valle dei Laghi, in collaborazione con il Comune di Trento, ASIS e la Scuola Italiana Sci Fondo Viote, si svolgerà su percorsi accattivanti di 15 o 30 km, in una cornice alpina incontaminata e di rara bellezza, e sarà valida come prova della Coppa Italia Master e Cittadini. Immersi in un paesaggio da favola, ai piedi delle tre cime del Monte Bondone, gli atleti si sfideranno nella tecnica classica sabato 27 e nella tecnica libera domenica 28 febbraio. Iscriversi o per avere maggiori informazioni è possibile consultare il sito web dedicato www.nordicskimarathon.it. Bellissima questa clip di presentazione della 7ª edizione della Viote Ski Marathon. Segnate il calendario 27-28 di febbraio, appassionati sci di fondo, sport invernali, un appuntamento da non perdere. Ora, cari amici telespettatori, c'è la pubblicità, ma non toccate il telecomando. Dopo aver parlato in questa prima parte di Trento e della Viote Ski Marathon, nella seconda parte scopriremo le bellezze naturalistiche e turistiche di questo bellissimo territorio. Il Bondone alla mia destra, il famoso Palon, queste sono le famose Viote Ski Marathon, 35 km di sci di fondo, e poi alla mia sinistra il Corneto Cima Verde e il Dos d'Ambros, altre tre importanti vette montane del Trentino. A tra poco, non trovate il telecomando, mi raccomando, quindi sciate sempre con noi. I'm Bodie Miller, a World Cup ski racer. This area of Trentino is very special from the family relationships, the food, the nature, the mountains. They all come together in a very special combination. Here in Trentino, I really enjoy the experience of the mountains. Adamello Ski Ride, sabato 10 aprile 2021. Ski area Campiglio Dolomiti di Brenta, 150 km di piste nel cuore delle Dolomiti di Brenta. Salice, fatti di sport. Road to Fiemme 2026. In collaborazione con Paganella Ski, Val di Fassa, Madonna di Campiglio, Pinzolo e Valendena.